Buon pomeriggio e benvenuti alla 14ª edizione del Pisa Pop Festival. Ora assisteremo all'incontro delle ore 16, manuale di lettura creativa, di Einaudi. Conversazione con l'autore Marcello Fois e Teresa Porcella. Un manuale che non vuole insegnare nulla, ma essere d'aiuto per perdersi nelle storie senza smarrire la consapevolezza. Vi ricordo che non è possibile fare foto nei video e grazie per l'attenzione. Non vi fotograferemo. Allora, buon pomeriggio, benvenuti. Alla mia destra c'è Marcello Fois, autore di molti romanzi che voi sicuramente conoscerete nel catalogo Einaudi, maestrale, sono stati i suoi editori più, diciamo, significativi. Questa volta io sono molto felice di poter parlare con Marcello di lettura e non di scrittura. Apro con una citazione di un tuo degno compare che si chiamava Jorge Luis Borges, al quale venne chiesto tempo fa qual era il libro di cui andava più fiero. E Borges rispose in questo modo: si vantino pure gli altri di libri che hanno scritto, quanto a me mi vanterò di quelli che ho letto. Che è esattamente il vanto che tu ti fai, un vanto, devo dire, molto umile, perché il punto di partenza di Marcello è che la lettura ci struttura in maniera profonda, ed è il vanto di questo libro che io consiglio a tutti, Manuale di lettura creativa. Personalmente sono un editor, mi occupo di letteratura cosiddetta per ragazzi, anche qui vorrei rompere per un momento queste categorie. I libri belli sono per tutti, i cattivi libri sono per nessuno, per quanto mi riguarda i libri sono per tutti. Con Marcello abbiamo condiviso il libro che presenteremo poi alle 5, che si chiama La formula esatta della rivoluzione, romanzo dedicato ai ragazzi, scritto da Marcello, da Alberto Masa e illustrato da Otto Gavos, sulla rivoluzione francese. Quindi abbiamo condiviso un progetto che si chiama Rivoluzioni. Credo che tutti noi che ci occupiamo di libri e ci occupiamo di scrivere, ci occupiamo inevitabilmente di lettura. Non è possibile scrivere senza leggere. E vorrei, prima di passare la parola a Marcello, leggervi molto velocemente l'introduzione, se mi permetti, perché secondo me è un bell'attacco. Poi vi passo la parola e ovviamente vi inviteremo a fare delle domande, perché il libro è un libro dialogante, dialogico per definizione. Io sono un lettore compulsivo, il che presumo sia una specie di malattia. I sintomi sono chiarissimi. A casa mia ho tolto dei mobili fondamentali per fare spazio ai libri. Abito in un appartamento dove ci sono circa 4.500 volumi. E sono uno che, se si dimentica di prendere un libro per andare in bagno, legge tutte le indicazioni per l'ammollo dei detersivi e tutte le composizioni degli shampoo. La scrittura, perlomeno nel mio caso, è in qualche modo un effetto secondario della sindrome principale. Sono cioè uno scrittore che sente nella lettura il suo vero talento. E non mi pare affatto una sensazione sminuente. Lo scrittore ha il dovere assoluto di leggere. Mi hanno sempre irritato quegli scrittori che affermano di non leggere per non farsi influenzare. Ecco, io penso che un grande scrittore abbia sentito come un dovere di farsi influenzare da tutto, perché se uno scrittore non fosse influenzabile, non si capisce attraverso quali strade potrebbe pensare di interessare un lettore al di fuori di se stesso. E soprattutto non si capisce per quale motivo un lettore dovrebbe docilmente farsi influenzare da lui. I diritti e i doveri degli scrittori corrispondono ai diritti e ai doveri dei lettori, e qui mi fermo. Diritti e doveri di influenzare e di non farsi influenzare, partirei da qui. Ma diritti e doveri di comunicare, io credo, no? La comunicazione è in qualche modo un modo di accordarsi su una percentuale di influenza che l'uno ha sull'altro, no? Quando
quando io comunico con una persona e comunico apertamente col mio bagaglio personale, so che questa comunicazione esiste, sussiste, a patto che io percepisca che a qualcosa devo rinunciare, no? Non posso uscire dalla comunicazione esattamente come ci sono entrato, perché sennò è evidente che non mi serve assolutamente a niente. Cioè, e la lettura per me è la stessa cosa, cioè non si può entrare dentro un libro e uscirne esattamente identici, anzi forse in qualche modo peggiorati rispetto a quando ci si è entrati. Quando succede, Marcello lo ribadisce più volte nelle sue pagine, probabilmente ci troviamo davanti a un libroide. Un libroide, non sì, un libro. Sì. Sì, io credo, chiaramente questa parola non l'ho coniata io, l'ha coniata Gian Arturo Ferrari copiandola a sua volta da Gillo Dorfles. Quindi c'è una specie di catena, no? Il libroide è quella faccenda, è quell'affare che ha forma di libro ma non è di fatto un libro, perché un libro è un oggetto perigoso, un oggetto molto pericoloso. Un buon libro, un buon romanzo è un oggetto che appunto non ti lascia come ti ha trovato, ti lascia diverso, migliore, peggiore, si stabilirà, però ti lascia diverso. È un libro che considera, che non ha l'illusione di stupirti con effetti speciali, ma invece la presunzione di far sembrare straordinario l'ordinario, cioè che lavora su quello che il lettore conosce benissimo e lo sorprende esattamente con quello che il lettore conosce benissimo. Non ha l'illusione di inventare qualcosa. Il mio insegnante, il mio maestro, che era Ezio Raimondi, diceva: se un lettore si sorprende troppo non ha letto abbastanza. Ecco, e credo che avesse ragione, no? Il destino del lettore è quello di godere senza sorpresa, sostanzialmente, anzi di dirsi: guarda un po', ancora una volta mi raccontano di A e B che vorrebbero sposarsi e non ci riescono, e ancora una volta ci casco, ancora una volta mi sembra una storia meravigliosamente interessante. Ecco, il grande lettore, il lettore creativo dal mio punto di vista, è questo individuo qui. È una porzione delle possibilità del lettore, certamente. Uno ha il diritto di leggere quello che vuole, come vuole, c'è una io sono assolutamente laico da questo punto di vista. In questo caso però io vorrei insistere su una categoria di lettore che mi sta più a cuore, che dal mio punto di vista assomiglia al cittadino, e quindi che ha una competenza più specifica, che è una persona che dentro un libro vuol metterci le mani, che non è passivo ma attivo. È un signore che lotta contro il romanzo che sta leggendo, che lotta con l'autore che l'ha scritto, che vuole come dire, concepire la propria esistenza dentro il romanzo che sta leggendo. Ecco. Poi c'è un altro tipo di lettore, c'è quello che dice: no, la mia vita è tremenda, quando leggo un libro voglio distrarmi, voglio fare altro, voglio... Cioè la differenza tra chi legge un libro per trovare quello che si aspetta, chi lo legge per trovare quello che non si aspetta, o è ancora più marcata? Diciamo? Guarda, qualche tempo fa, all'inizio di settembre, a Mantova, per inaugurare il Festival di Mantova, io ho presentato Jonathan Safran Foer. Jonathan Safran Foer ha scritto un libro molto, molto bello, importante, non semplice, che per me è un complimento, ve lo dico subito, perché gli editori hanno una paura matta di quelli che dicono: Dio, non devi dire che è un libro complesso perché poi non lo comprano più. I lettori che piacciono a me invece lo comprano appunto per quel motivo lì, perché dicono: ah vabbè, è un libro che ha un senso. Sono in genere cittadini educati in scuole dove si poteva pronunciare la parola fatica, per esempio, e purtroppo questi cittadini sono in via d'estinzione, no? Adesso
da un libro, da un lettore si pretende che sia spettatore e da un libro si pretende che abbia, come dire, lo stesso tipo di allure della fiction televisiva, per cui nessuno vuole lettori attivi, vogliono tutti lettori che si mettano da spettatori di fronte al libro che sta leggendo. Quindi quando feci appunto questa domanda a Jonathan Safran-Foer finimmo su un punto del suo romanzo che a me sembra cruciale, perché io trovo che quello sia un romanzo assolutamente meraviglioso. Ed è il protagonista di Eccomi è un autore televisivo, scrive fiction per la televisione, è americano, scrive una fiction piuttosto nota, di media portata, però insomma con qualche milione di spettatori. È un pomeriggio, un padre cinico che è veramente uno dei personaggi più straordinari del libro, dice a suo figlio: guarda, senti, parliamoci chiaro, tu devi cominciare a scrivere qualcosa di importante, gli dice il padre, e lui un po' se la prende, il figlio se la prende, dice: ma no, dice, io scrivo delle cose che sono importanti per milioni di persone, badate bene al giro, no, di questo dialogo. E il padre gli dice: no, non sono importanti, le intrattiene. Ecco, questo è il punto, no? Noi confondiamo spesso l'idea che la letteratura sia, diciamo così, esclusivamente quel territorio lì. La letteratura è un territorio multiforme, è un territorio complesso, è un territorio che richiede persino specificità. Noi non insegniamo abbastanza ai nostri bambini che la lettura, per esempio, come la scrittura, non sono atti naturali. Assolutamente. Bisogna impararli in qualche modo, no? Ma ci accontentiamo di pensare che siccome viviamo in questa nazione sappiamo l'italiano e quindi non abbiamo bisogno d'altro. Ecco, e chiudo. La differenza che Dorfless, quando Dorfless conia la parola fattoidi, da cui poi Gian Arturo Ferrari conia la parola libroidi, ecco, Dorfless si riferiva a tutte quelle faccende che sono apparentemente fatti ma che di fatto non lo sono. Diceva: sì, viviamo in un'epoca in cui a furia di ripetere le cose, queste cose sembrano effettive ma di fatto queste cose non esistono, sono fattoidi, diceva questo giovanotto di 105 anni quest'anno, Gillo, speriamo fino a 120 almeno ce lo otteniamo, perché abbiamo bisogno di questi bambini in questo paese. Ecco, e Gian Arturo a sua volta, mutuando questo concetto, disse: esatto, è lo stesso problema dell'editoria, cioè molti oggetti spacciati per libri sono di fatto libroidi, cioè sono oggetti che hanno forma di libro ma non sostanza di libro. Ecco, questo mi sembra qual è quindi il confine tra queste due cose? Il confine tra queste due cose è un po' quello che vi dicevo prima, cioè noi usiamo il linguaggio perché sappiamo, perché conosciamo le strade del nostro linguaggio, oppure siamo in qualche modo usati dal nostro linguaggio? Questa è la domanda che si fanno. Cioè, noi leggiamo un libro perché ci interessa intervenire su questo libro, perché siamo lettori consapevoli, oppure leggiamo un libro perché vogliamo vedere cosa viene fuori da questa comunicazione, senza che noi abbiamo una posizione rispetto a questa comunicazione? E allora ti faccio un'altra domanda. Io mi occupo di libri per ragazzi e una delle cose che mi infastidisce di più, ho una libreria per ragazzi a Firenze, e quando entra un adulto mi dice: buongiorno, ce l'ha un librino per un bambino? E lì mi viene prurito, no? Comincio, come si sviluppa la sardità che sentite dal mio accento, mi viene, non dico la forza della donna bavaricina, ma quella campidanese almeno sì, e cerco di spiegare che non esistono i librini per i bambini, e cerco anche di spiegare che la prima cosa che ti dicono è una cosa facile, perché se no il bambino si spaventa. E allora tu banalmente devi fare il paragone terra-terra per spiegare a un genitore che se dai a un bambino che è in grado di fare un puzzle di 1000 pezzi, un puzzle da 100, il bambino te lo tira dietro, perché è vero che lo fa più velocemente, ma non si diverte, cioè lo fa
ma il livello di gratificazione è bassissima. Dagli, se lui è in grado di fare un puzzle da 1000 pezzi, tagliene uno da 1200, che 1000 lo sa già, si sforzerà molto di più, ma il livello di soddisfazione che avrà quando ha finito il puzzle è 100 volte più alto, perché il meccanismo del puzzle l'ha già capito, ma è capire ogni volta quanto può sfidare se stesso. Questa sì, cosa... ma il livello di pazienza del genitore? Esatto, e lì è il problema, lì c'è un mediatore, attenzione, c'è un mediatore, quindi i bambini sono i destinatari più disgraziati, perché c'è sempre qualcuno che tendenzialmente compra e decide per loro, no? Però il, come dire, il principio che c'è un piacere nel attingere alla complessità sembra che ogni volta lo dobbiamo rispiegare. La complessità non è la complicazione, sono due cose diverse. Le cose complicate sono quelle per cui tu fai una fatica inutilmente e anzi la fatica ti infastidisce perché è inutile, non è funzionale. La complessità è quella cosa per cui tu fai fatica ma raggiungi un risultato che altrimenti non avresti raggiunto, perciò è una fatica funzionale, c'è un piacere enorme, come quando si gioca una partita. Se abbiamo giocato a pallone e ce la siamo sudata quella vittoria, c'è molta più soddisfazione che se la vittoria è stata facile. Allora, perché pensate in Italia... quanto è contento. Esatto. Perché in Italia si continua a pensare che tutto ciò che è facile e ludico e ciò che è complesso non è ludico, non è piacevole? Cioè, secondo te, quanto c'è nell'educazione? Io, per esempio, una delle cose che trovo che sia stata devastante nella nostra educazione è che ci hanno sempre insegnato che scrivere è un atto creativo, leggere è un atto tendenzialmente passivo, cioè c'è qualcuno che ha creato per te il libro, metà di chi lo scrive, metà di chi lo legge, lo ripeti fino allo spasimo, ma è un detto vecchio. Quando io ho letto il titolo e ho letto il manuale di lettura creativa, ho gioito, ho detto oh, finalmente qualcuno che mi dà un titolo, perché di lettura se ne è parlato, lettura a voce alta, lettura condivisa, no, la lettura è un gesto creativo esattamente come la scrittura, perché si basa sul fare ipotesi. Se non facciamo questa operazione elementare, neanche possiamo leggere. Secondo te dove sono i nodi culturali che impediscono in Italia di pensare che c'è una gioia della fatica, no? Cioè che la fatica può essere un atto gioioso, e due, che in qualche modo la creatività è sempre un elemento di cui noi siamo dotati se solo lo vogliamo e se solo qualcuno ci aiuta, ci porta, diciamo così, a condividerla. Dove sono i nodi? Guarda, il nodo principale secondo me è stato la trasformazione della scuola da momento formativo a momento intrattenitivo, per intenderci. Ecco, questo è il dato importante. Le responsabilità sono varie, molteplici, sono di carattere anche prettamente politico, direi, anzi sostanzialmente politico. Un paese che non ama la cultura non investe sulla cultura, non c'è niente da fare. Un paese che non ama l'istruzione non investe sull'istruzione. Noi viviamo in un paese dove ai professori si pretendono prestazioni da Harvard e si pagano come se facessero, no? Come se fossero personale non istruito. Cioè, questo è il dato. Questo è il punto. Cioè, io da un cardiologo che prende lo stipendio dell'insegnante di lettere di mia figlia non mi farei operare. Questo è il punto, e non è un punto di lana caprina, non è una roba da poco, perché, come dire, nelle società il grado di autorevolezza del tuo mestiere è stabilito proprio seccamente in termini economici. Io, no? Su questo... Quindi io sarò banale, però questo è il primo passo, cioè... Io ho un'idea su questo che mi piacerebbe anche, come dire, rilanciare. Il nostro non è un paese che investe sull'infanzia, perché pensa che l'infanzia sia uno stato di minorità dell'uomo. L'uomo quando è bambino non è ancora completo. Ci sono paesi che investono sull'infanzia e l'istruzione
ed è un'attenzione, un paese che non ha mai propri figli è un paese che non cresce. Noi non cresciamo, secondo me, per questo motivo, sono ancora più polemica. Non crediamo nella possibilità, quando dico librini per bambini, dico che c'è l'idea che chi fa dei libri per bambini sta facendo dei sottoprodotti. Chi fa dei libri per bambini ha una responsabilità che è tripla. E io so che per è stata una fatica immensa scrivere per un'altra generazione, no? Perché uno scrittore tendenzialmente ha davanti a sé un lettore fatto e finito, cioè una persona che ha avuto esperienze e così via, ma scrivere per un ragazzo, per scrivere per un bambino, nonostante io sia padre, non è stato facile per quanto mi riguarda. Ritorniamo al fatto che la cosiddetta semplicità viene vista come semplificazione, come la complessità. Comunque io sai, credo che noi siamo ad un bivio per cui abbiamo un rapporto maniacale con l'infanzia invece. Cioè l'infanzia è diventata una specie di prerogativa assoluta, cioè di chi fa figli in questo paese ha un atteggiamento nei confronti della società che è incredibile, cioè sono io contro il mondo. Cioè, quando io andavo a scuola, mio padre si scusava con i miei insegnanti, diceva quello è un cretino. E il dato era che sino a una certa età sarei stato un cretino, perché era il mio apprendistato. Il mio apprendistato nel mondo era quello di aggirarmi da cretino in giro per il mondo finché non avessi capito in qualche modo che cretino non ero, qual era cioè il mio posto nel mondo. Oggi, però io non so quanti insegnanti ci siano qua dentro, ma quando capitava a me succede esattamente l'opposto, cioè mio padre doveva dimostrare al mondo che era un cretino, questi devono dimostrare al mondo, devono annunciare al mondo che il loro figlio è un genio. Solo geni sono nati ultimamente. Sono geni, cioè non ce ne sono più di capisci? Questo è normale. Questo è il dato sostanziale. L'altra cosa che dico è che mio figlio è avanti. Ti affrontano, dicono no, ti guardano a vedere, lei non è degno di insegnare un accidente a mio figlio perché lei non sa che meraviglie fa mio figlio. Allora io dico, non le fa nella mia materia le meraviglie, però va bene lo stesso, cioè io mica devo. Capisci? Non è che devo convincerli di questo, devo osservare che il rovesciamento di questo rapporto ha interrotto uno dei punti sostanziali dell'istruzione, e cioè il dato dell'autorevolezza. Se tu mimi l'autorevolezza, guardate, io ci credo a questa cosa. Io lo so che ci sono professori straordinari e professori mediocri. Ho conosciuto professoresse che per adattarsi, diciamo così, al mondo circostante, come libro di lettura ai loro ragazzi, così non venivano in qualche modo condannate, non venivano esiliate, non venivano ostracizzate dai gruppi dei genitori, gli davano da leggere Fabio Volo, d'accordo? Questo è il dato, cioè che queste signore qua hanno un problema reale, perché il punto è questo: se una i genitori sbuffano quando gli insegnanti chiedono ai ragazzi di comprare un libro, d'accordo? Sono tutti ragazzi con almeno due cellulari. Sono tutti ragazzi che vanno fuori a cena. Oppure il libro è caro, cioè 12 euro per un libro sembra una cifra insormontabile. E lì sempre c'è la protesta con l'insegnante, sì, ma questa ogni volta chiede no, che si comprino dei libri, eccetera, eccetera. Questo è il dato antropologico che ci sta attraversando. Noi possiamo anche far finta che sia folklore, ma a lungo andare non è folklore. Noi abbiamo vissuto 20 anni, cioè 20 anni in cui sembrava di essere nel paese dei campanelli, nel folklore. Oggi precisamente stiamo capendo cosa ha significato quelle generazioni che sono nate in quei 20 anni lì, cioè che idea hanno del mondo. Facce ride, intrattienici, no? L'insegnante è praticamente il loro
il buffone di corte, quello che dice no, questi ragazzi se non imparano evidentemente tu non li interessi abbastanza. Questo è il dato, d'accordo? Non esiste più il fatto che non imparano perché sono pigri, per esempio, non imparano perché si sono abituati a una specie di realtà omogeneizzata per cui i molari sono spariti da queste bocche, figurati i denti del giudizio, non c'è più, no? Questa, è così, è questo il problema. Quando mai tu devi mettere sto bambino in crisi? Io guarda, ricordo e finisco, parlo di bambini centenari oggi, quindi ricordo un incontro meraviglioso con Rita Levi Montalcini, che parlava a classi delle scuole medie e gli diceva: cari ragazzi, voi siete molto informati ma poco formati. Questo era il dato sostanziale. E io lì ho pensato: guarda un po' come una fanciulla di 100 anni riesce a ha capito che la sintesi è un atto complesso nella vita. Era non è un atto complicato. È per quello, diciamo. Pensate quanto e io lì ho provato invidia, perché io sono uno scrittore anche per invidia, e ho detto: perché non l'ho pensata io questa cosa? Cavolo, però me la vendo, cioè l'ha detta lei, giuro, io non. Però la ripeto, e i genitori disse: voi siete una generazione molto sfortunata, dove siete la prima generazione di genitori che si fa comandare dai propri figli. Che bella questa cosa, cioè una signora di quell'età può usare questo termine, no? Se lo uso io vi faccio ridere, ma vai Marcello, poi vai a fare, no? Però se lo dice lei, che non ho, nell'alto della sua centenarietà e usa comandare nel suo, no, che poi vedi, andiamo a comandare, vedi che è diventata una hit, quindi evidentemente le parole quando sono formate non invecchiano, no? In qualche modo, come lei era meravigliosamente straordinaria, cioè io capite che, no? Quando si insiste troppo sull'anagrafe in questo paese, quando si confonde il nuovo col nuovismo, è un dramma. Perché si dice, no? Perché si dice che la novità, perché la novità è automaticamente buona? Non è così. I classici, per esempio, ci insegnano che la novità per diventare buona si deve fare i muscoli, se non diventa nuova, non è, rimane una novità. La letteratura, se non diventa sostanziale, rimane attuale. E questo è il dramma vero, che noi confondiamo, in questo piano lo confondiamo spesso. Questa cosa è uno dei nodi del tuo libro che io ho trovato bellissima, torna reiteratamente sotto punti di vista diversi, il concetto di permanenza, di come dire, stare in ciò che si scrive e stare in ciò che si legge, è l'etica dello scrittore e l'etica del lettore, ma è quello che dimostra poi se un libro ha l'anima, ha l'ossatura per essere un classico. Sei un libro o un libroide? O un libroide. Ed è quella cosa che rispetto, diciamo, ai tempi che abbiamo noi, dove tutto è invece visto in funzione di una velocità, cioè un principio di usa e getta, che, o anche semplicemente di velocità di fruizione, no? Questa cosa che viene vista come un valore. Quando si dice un libro è lento, no? Io devo dire, nella mia esperienza ho avuto una delle cose che forse mi ha colpito di più anni fa, quando uscì il libro di Matheson, Io sono leggenda, che era un libro dove il protagonista è un trentenne Rocky, e capiamo dopo un po' che sta lottando con i vampiri, c'è un incipit, in una società dove tutti sono vampiri e tu sei l'unico normale, quello strano sei tu, lo capiamo solo dopo. Un libro lentissimo, si cominciò a leggere agli adolescenti e con grande stupore dei loro insegnanti, gli adolescenti erano felici di leggere un libro lento dove il protagonista era un trentenne, cioè fuori dai canoni, per cui il protagonista doveva avere la loro età,
fuori dai principi di una narrativa veloce, perché quello che gli entrava era che loro erano i vampiri della nostra società, quella, cioè erano i normali in una società di vampiri. Loro si sentivano così strani in un contesto che li vedeva diversi e loro si sentivano normali. Quella cosa gli arrivava forte e chiara, era il principio del loro essere su una linea di demarcazione. Allora, questa cosa che io ho trovato bellissima nel tuo libro, il classico è il principio di permanenza, e l'altra cosa che leggo a questo libro e che leggo al tuo è il principio dell'inquietudine, cioè i libri sono quelli, buon Pessoa ci fece tutto un bel libro sopra, sono quelli che nascono, che generano e che diciamo in qualche modo tentano di affrontare l'inquietudine. Ce la dici un po' meglio, perché per me è un punto bellissimo di questo libro. No, no, è che tutti quelli che il lettore debole concepisce, o il non lettore, o il lettore della domenica concepisce come, come ostacoli, sono di fatto i punti fondamentali che fanno straordinario il lettore forte. Proprio sono due mondi paralleli questi, no? Il lettore forte capisce che la letteratura è un atto civico, è un atto politico, è un atto estetico, cioè capisce che un buon libro è il risultato di una catena, non è un fungo che è nato, cioè capisce che dentro quel buon libro lui trova una marea di buoni libri, cioè trova un sacco di cose che lui già sa dentro quel libro, ma trova anche, come dire, delle vie che non aveva previsto, e questo è il godimento del grande lettore. Il lettore è, come dire, estemporaneo, è uno che ogni pagina gli casca la mascella, dice oh, perché, com'è, eccetera, sai, non ha punti di riferimento, quindi tutto gli sembra nuovissimo, e cioè il lettore estemporaneo è un pochino l'adolescente che è in noi, che non si è in qualche modo sviluppato, no? Ancora i miei giovani nipoti mi dicono ho scoperto un autore straordinario che mi ha... Edgar Allan Poe, capisci? È certo che lui ha l'età per trovare sorprendente quella cosa lì, ma se è sorprendente per me, io ho qualche problema come lettore. Ecco, in questo senso dico, il grande lettore sa che la letteratura è appunto un'operazione anche estetica. Per esempio, il grande lettore sa che il famoso postulato italiano, in Italia tutti scrivono e pochi leggono, è sbagliato, oppure ci sono più scrittori che lettori, è sbagliato, intanto perché viviamo in un paese dove gli scrittori sono molti di meno di quelli che pubblicano, molti di meno di quelli che pubblicano, e se noi facciamo l'equazione hai pubblicato quindi sei uno scrittore, questo vale, ma la realtà è che non tutti quelli che hanno pubblicato in questo paese, anzi direi il 75% di quelli che hanno pubblicato in questo paese, non è detto che siano scrittori, non lo so, no? Noi siamo un paese dove, per esempio, no, beh, voglio dire, qui no, ai festival letterari si invita anche la Parodi, capisci, che è campione di incassi con un libro di ricette, va benissimo, non è mica il problema, il lettore va accarezzato sotto vari aspetti, però il lettore forte sa che non si trova davanti a un libro da quel punto di vista. Il lettore forte sa che se vuole che il processo letterario assomiglia un po' a quello dell'industria della moda, per esempio. Vi faccio un esempio così che possiamo capire tutti, no? Perché noi possiamo vestirci, perché H&M o Zara, eccetera, possa produrre, diciamo così, una visione estetica, è necessario che signore di 2 metri, che pesano 38 kg, portino addosso abiti importabili che nessuna di voi potrà portare mai, ma che nemmeno loro vorranno portare mai nella vita, capite? Per cui uno dice, cosa servono le sfilate di moda? Che è la stessa domanda, a cosa serve l'Ulisse di Joyce?
è uguale, la stessa domanda. Se uno dice com'è che io questo modello di Steven Vattel a pesca non lo potrò mai mettere in vita mia, perché non ho, non raggiungerò mai la vita di 25 centimetri e l'altezza di 1,92 m, non ce la farò mai, no? Oppure com'è che queste scarpe col tacco da 62 centimetri io non le potrò mai portare, si dice qualunque signora qui. Oh, e noi ci diciamo la stessa cosa, il doppio petto super, super stretto, con la, come dire, con la pancetta che avanza, col metabolismo non ce lo potremo mai mettere. Facciamo la figura di mafiosi calabresi con queste cose, no? Super. Ecco, è la stessa cosa. Uno dice, a cosa serve Proust? Serve, è quella cosa lì, Proust. Proust è quella signora di 2 metri che pesa 38 kg, che ti porta quella ti porta quella forma lì, grazie alla quale la tua maglietta di H&M tu te la puoi permettere, è della tua misura e sta bene a te. E così via. Il mass market è fatto dalla sperimentazione. Oggi in letteratura questa cosa si è rovesciata. È paradossale, cioè sembra che uno se vende di più fa tendenza. È il contrario. È il contrario. Ufficialmente il contrario, e noi lo sappiamo che è il contrario. Perché guardiamo questi signori che circolano continuamente? La Formula 1, perché la guardiamo? Per quale razza di motivo guardiamo la Formula 1? Dice, quella macchina noi non potremo mai guidarla in nessun posto del mondo. Perché? Perché grazie a questi cretini che girano, eccetera, eccetera, abbiamo gli airbag, abbiamo tutte quelle cose che la nostra utilitaria può portare. Questa è la cultura, in questo modo ragiona, cioè attraverso l'estremo della sperimentazione si raggiunge, diciamo così, l'abitabile, il vivibile. Se succede il contrario, se succede il contrario, e in letteratura in questo momento sta succedendo il contrario, per intenderci, evidentemente c'è un problema. Vi faccio un esempio ancora più semplice da questo punto di vista, perché capiamo qual è la dimensione di questo problema. Il film negli annali del mondo verrà fuori al momento che il film più guardato di tutti i tempi in Italia, cioè nel paese di De Sica, Fellini, Pontecorvo, Antonioni, eccetera, eccetera, che è Cozzadone, d'accordo? Questo è il dato. È un dato scientifico, non è mica che... Ora, io, non dirò mai niente di male a proposito di Checco Zalone, che è persona intelligente e simpaticissima. E infatti il problema non è il film di Checco Zalone. Il problema è... Se io una volta all'anno vado al cinema e vado a vedere il film di Checco Zalone, lì ho un problema, perché vengo da una nazione in cui contemporaneamente hanno agito Totò, Fellini, Pasolini, Monicelli, Steno, Scola, Franco e Ciccio, li vedevamo contemporaneamente, cioè non è che questo era... Questa era una società in qualche modo ben distribuita da questo punto di vista. Ma se un lettore casuale si compra un solo libro all'anno e quel libro è Fabio Volo, c'è un problema. Sì, il principio che non è il libro di Fabio Volo, è come assolutamente. E questo è mangiare solo da McDonald's e poi stupirsi che si ingrassa. E dice l'acci pizza. Certo che sì. Esattamente quella no? È chiaro, mangio solo hamburger. No, sono diventato una barca, come mai? Chissà perché. Cioè non hai una dieta variata, la cultura è una dieta variata, non avariata, variata. Quindi non si educano i palati, questo è stato un problema annoso. D'accordo, e questo nonostante ti dica nella scuola, questo tentativo invece ci sia, ed è un tentativo non ufficiale.
è un tentativo totalmente trasversale, sotterraneo, perché la scuola è piena di peones nella che non si vogliono avere nelle librerie indipendenti, nelle biblioteche. Capite che questo è un paese che si regge in piedi grazie a questa polpa che si muove nonostante tutto. Chi ne parla mai di questa, di questo pezzo di paese? Io ti volevo fare proprio una domanda anche legata a questa, che mi sembra comunque un altro dei punti del tuo libro. Io sono un po' infastidita ultimamente da il ripetersi costante, l'hai detto tu prima, di alcuni luoghi comuni in questo paese ci sono più scrittori che lettori. L'altro luogo comune è che, nonostante tutte le attività di promozione della lettura, il numero dei lettori continua a calare. Questo è l'altro ritornello. Per reazione mi viene a dire, ma se non ci fossero queste attività di promozione della lettura, di quanto calerebbe? Cioè, a me viene fatto istintivo di fare la domanda al contrario, cioè se non ci fossero le aree di resistenza, dove andremmo? Perché la sensazione è che andremo a picco, o diventeremo tutti molto lettori velocemente, o diventeremo tutti lettori, è la psicologia inversa. Ok. Questo è un paese in cui per 20 anni ci siamo abituati all'idea che ha senso, o come dire, l'autodeterminazione, no? L'autodeterminazione è costosissima, cioè l'autodeterminazione è una faccenda per cui tu devi avere proprio un apparato veramente sistematico e profondo, enorme, cioè non puoi mettere l'autodeterminazione in mano a chiunque, come il televoto. Cioè se il vincitore di Sanremo lo decide il televoto, è Valerio Scanu, questo è il dato vero, e quindi parlo di uno di casa mia che vorrei tranquillamente dimenticare. Questo è il dato, d'accordo? Se tu non ti fidi del fatto che in un paese anche le competenze debbono esercitare, diciamo così, una forma di espressione, ti debbono dire guarda un po' che tu questo tu lo ritieni lo ritieni fruibile perché ti sembra più facile, ma se ci metti qualcosa sopra capisci che è assolutamente, no? Quell'altro pezzo lì che al secondo ascolto comincia a sembrarti invece più importante, eccetera, magari è meglio. E qui entro nella seconda fase, cioè l'assenza della critica in questo paese. La critica deve fare il mestiere di essere impopolare, cioè la critica deve spiegarti che tu non hai capito bene qualcosa, cioè deve stare lì ad avvisciarti il pelo e dire è bello solo quello che piace a te, perché se no non sta facendo il suo mestiere, è come un pessimo genitore, come un pessimo professore. Se un professore ha paura dell'impopolarità non lo può fare quel mestiere, perché se no si è rovesciato il sistema a tutti i costi, d'accordo? Noi viviamo in un paese dove ancora ce la meniamo con questa cosa, i promessi sposi, li abbiamo fatti male a scuola, li odio i promessi sposi, cioè è una cosa inconcepibile, cioè i promessi sposi bisogna farli, basta, punto. Ci vorremmo mettere d'accordo su 2 o 3 questioni fondanti in questo cavolo di paese? Noi quello abbiamo come romanzo fondativo. I tedeschi hanno le affinità elettive, saranno messi meglio di noi? No, cavolo, cioè i promessi sposi è più bello, è un romanzo straordinario, strepitoso, non me ne frega. Io ai miei ragazzi a scuola dicevo, sapete che c'è, se non vi piace è meglio. Non me ne frega niente che ti piaccia o non ti piaccia, è il foglio rosa i promessi sposi. Se tu vuoi comunicare in questo paese esiste questo sistema qui, vuoi la patente, devi fare i quiz, vuoi il foglio rosa, devi fare i quiz. A nessuno di noi in questo posto piacciono da morire i quiz della patente, nessuno. Allora com'è che, perché non la finiamo? Quando è che diventiamo una società matura da questo punto di vista? Noi, gli scrittori italiani, e io lo scrivo molto chiaramente, debbono, come dire, considerare fondamentale, poi anche rifiutarla se vogliono, come dire, la formattazione dello scrittore italiano, perché per diventare uno scrittore internazionale devi capire che scrittore sei prima, d'accordo? Quindi che io nasco scrittore sardo, accedo, come dire, ad essere scrittore italiano e vorrei
adesso sto, come dire, sto lavorando, sto facendo la corsa più ampia, d'accordo? Però uno scrittore italiano formativamente ha tre genitori, che sono Manzoni, che sono Collodi e che De Amicis. Questi tre signori hanno fatto, e questi tre signori esprimono tutto il patrimonio genetico che noi possiamo raccontare. Cioè, senza I Promessi Sposi, noi un classico contemporaneo non lo possiamo concepire, perché I Promessi Sposi sono un classico, copiano i classici, prendono dai classici. Lucia viene rapita come Elena, Renzo vaga come Ulisse, e c'è la peste, la terza gamba del super classico. Senza Pinocchio, senza Collodi, noi, il nostro, come dire, la nostra corda pazza, come l'avrebbe definita Pirandello, non potremmo abitarla, perché siamo di un cinismo spaventoso, siamo orribilmente cinici come popolazione, e siamo orribilmente cinici perché quello è un romanzo formativo che ci racconta e produce linguaggio. Sei un asino, noi lo possiamo dire dopo Collodi. No? Tizzone d'inferno, Tex, lo dice copiando Renzo Travaglino. E Giovanni XXIII, quando dice: tornate a casa, date una carezza al vostro bambino, e quella è la carezza del Papa, è copia di Amicis. Cioè, mi stai facendo provare un mito adesso. Copia di Amicis è una citazione di Papa Amicis. Giovanni non aveva il copyright. Papa Giovanni non l'ha inventata quella cosa, l'ha inventata il mondo di Amicis. Coretti, 2 aprile, il padre di Coretti stringe la mano al re, torna a casa e dice: vieni qua, ho la mano calda, questa è una carezza del re. Capite? Cosa vuol dire fare, cos'è la formatazione di uno scrittore? E ci metti anche tanti leopardi. Ma è un'altra cosa, sono altri livelli. Leopardi è un altro livello, non è dentro la triade costitutiva, perché Leopardi è uno che ha analizzato, non ha fondato il carattere di un paese, questi hanno fondato il carattere di un paese. Voi fate un esperimento e poi mi dite: provate a leggere Addio ai Monti di Lucia e vi mettete nel sottofondo Va pensiero di Verdi. Sì, sì, è quella cosa. Sono identici. Voi potete leggere Addio ai Monti e Va pensiero e dicono le stesse cose. Addio ai Monti, oddio, ho me sola, la mia patria è lontana, cioè, me ne vado. I verdiani sono... Il punto è che Va pensiero, che il Nabucco e I Promessi Sposi sono dello stesso anno, no, 1840, sì. E questi signori si vedevano, si sentivano, avevano un senso insieme. Voi provate a leggere I Promessi Sposi, scena in cui Renzo si presenta a Don Abbondio con Tonio, d'accordo? Quando Don Abbondio a un certo punto si rende conto che gli stanno facendo il biscotto, no? Stanno fregando, rovescia il tavolo, scappa, ecco. Lì voi ci mettete Il Barbiere di Siviglia, funziona perfettamente, perché non sono disgiunte queste cose, perché la letteratura non è lontana da noi, è dentro, è vicina a noi. E non solo Il Barbiere di Siviglia, ma ci mettete Molière, Giustizia, giusto cielo, mi hanno ingannato, sono rovinato. E Molière a sua volta ci ha messo l'anfitrione. Quindi quando voi state leggendo quel pezzettino di Manzoni, state leggendo in qualche modo il rebound dell'anfitrione. Questo fa il lettore creativo, cioè si fa la biblioteca mentre legge. Non è semplicemente un libro quello che ha in mano, ma ha la biblioteca di Alessandria e ce l'ha in tasca. Ed è molto, molto meno inquinante di un tablet, no? Molto più pratica, non consuma nessun tipo di energia. È pazzesca questa cosa, è il massimo meraviglioso della tecnologia. Il classico è questa cosa qui. Tutto cambia, ma lui è lì. È il tubino nero nell'armadio di una signora elegante.
che dagli anni 80 ha buttato via le giacche con le spalline, dagli anni 70 i pantaloni con la zampa d'elefante, dagli anni 90 l'abito fiorato, ma il tubino nero resiste. Se vuoi essere bella, c'hai il tuo tubino nero. E quello è I Promessi Sposi, quello è Proust, quello è Joyce, quello è tutto ciò che trasforma la vita di un lettore. Questo è il... Secondo te, quanto l'etica del lettore può condizionare l'etica di un editore? Tanto, certo che sì. Allora, noi assistiamo a dei best seller che diventano best seller per il cosiddetto passaparola, no? Che mettono un'ansia tremenda agli editori, perché sono tutti libri che loro non avevano previsto come libri di successo e dicono, oi boh, cosa c'è? No? Poi c'è l'altra categoria, il best seller in quanto tale, cioè l'Italia ha pagato alle Sfumature di Grigio un tributo di circa 3 milioni e 500 mila copie, vi faccio noto, d'accordo? Sarà come Trump, io non l'ho mai votato, come Berlusconi io non l'ho mai votato, come i famosi sabati fascisti io non ci sono mai stato. Poi l'Istituto Luce non si sa bene di chi erano tutte quelle teste che si vedevano lì, non si sa bene chi abbia votato in Wisconsin, eccetera, eccetera, però insomma così è. Questo è il dato vero. Secondo voi un editore che ha un argomento da 3 milioni e 500 mila copie non ci prova? Certo che ci prova. Il lettore creativo perché è odiato come la peste dall'editore? Perché il lettore creativo il mercato lo fa, mica lo subisce. Il lettore creativo è quel signore che il libro lo sceglie lui. Quindi non funziona, vedete bene. Sono pochi in Italia. Sono circa 3 milioni questi signori qua, in tutta la popolazione italiana. E questi 3 milioni fanno funzionare tutta l'industria editoriale italiana. Perché l'industria editoriale italiana è come il tubino nero. Non è che funziona per i successi momentanei, funziona per quella specie di categoria di autori che non recedono, che sono stabili, che sono quelli che fanno questo il catalogo, cioè che poi fanno l'identità dell'editore. Perché pensate, alcuni successi sono stati una rovina per gli editori, cioè alcuni libri di grandissimo successo hanno reso l'autore così competitivo che l'editore non è più riuscito a permettersi. E quindi cosa vuol dire? Pagare molto un editore, un autore che ha fatto un successo strepitoso, il libro dopo se lo fa strapagare. È quasi un automatismo che il libro successivo di un autore che ha avuto un successo impressionante vende poco. Quindi l'editore sa già che il secondo libro di quell'autore sarà in perdita, perché da una parte deve tenersi l'autore, dall'altra parte deve cercare di far quadrare il bilancio. Non riesce mai questa faccenda. Aggiungo anche un'altra cosa che capita spessissimo agli editori con i cosiddetti best seller, cioè una cosa che stai raccontando tu è un pezzo del danno economico, l'altro pezzo è dato dal fatto che un editore Sfumature di Grigio, no? Mi sta vendendo un sacco di copie, quindi io vado alla seconda, alla terza, alla quarta ristampa e c'è il problema di quando quel fenomeno smette all'improvviso e tu hai fatto la ristampa X e a quel punto nessuno te lo compra e ti ritornano indietro tutte le copie, cioè le cosiddette rese del best seller che ti arrivano dritte sulla fronte nel momento in cui non te l'aspetti. Cioè è un fenomeno, perché è un fenomeno commerciale che appunto con la qualità della lettura non ha niente a che vedere, mentre io so che quel libro classico di cui io vendo un tot di copie che sono, cioè Seneca, io continuo a venderlo e continuerà a vendere quel tot di copie, ma so che continua a regolare, cioè io anche da un punto di vista tra virgolette economico faccio il mio conto di quante ne devo pubblicare e sto dentro un dato di prevedibilità. Il best seller, cioè la fumata, è imprevedibile nel momento del suo fallimento, prima ancora del secondo libro, certo. Prima ancora di quella cosa che dicevi tu, cioè il momento cruciale del momento in cui smetterà di essere un best seller, ma io lo sto producendo ed è un boomerang micidiale. Comunque,
Io credo, non so se dobbiamo concludere. Io vorrei dare un po' di spazio alle domande. Che tempo abbiamo? Scusate, io sono senza un orologio, non è bello perché... Sono quasi le 5, io direi che se hanno delle domande abbiamo qualche minuto, volentieri. Nel libro, eccola là. Una domanda di una straniera dall'Irlanda. Sì. Come ci entrerebbe Dante in questi nomi? Dove, come entrerebbe allora, Dante? Io Dante, Dante per me non è in gara proprio, cioè Dante non è discutibile, cioè Dante è come la Bibbia. È fuori dalla contesta. Non stiamo parlando, no, ma sotto certi aspetti anche Leopardi io lo metterei in quel contesto. No, io sto parlando, io mi sono riferito, diciamo così, alla trimultipratica della letteratura italiana, cioè a quella che ti fa, che ha fatto il lavoro, che ha sgrossato, diciamo così, il lavoro, ed è così. Noi siamo cresciuti col melodramma, non siamo come gli anglosassoni o i francesi cresciuti col romanzo popolare. Per noi il romanzo popolare era la Traviata, era il Rigoletto, quindi la nostra concezione, noi alla narrativa siamo arrivati molto dopo rispetto alla società europea, siamo gli ultimi arrivati da un punto di vista della narrativa, siamo i più giovani nel quadro europeo che fanno narrativa e si capisce dai giovani scrittori italiani, cioè noi ancora pensiamo che se tu scrivi Odo stai facendo letteratura, se scrivi Sento no, questa è la verità, no? questo è come dire uno straccio del melodramma, di quella pira, no? Vissi d'arte, vissi d'amore e così via, tutte quelle cose che sappiamo noi. Però il dato fondamentale, io vorrei che alla fine della lettura di questo libro si capisse una faccenda di cui io non mi vergogno affatto, e cioè che il lettore è meglio, è migliore il lettore. Lo dico proprio in senso etico, non me ne frega niente se qualcuno storce il naso e dice sì, vabbè. Sì, per me il lettore è migliore, mangia meglio, veste meglio, è più bello. Vota meglio. Questa è la cosa. Prima di concludere, io ho in realtà, come dire, un po' forzato la discussione su quelle che sono che è la prima parte. C'è una domanda? Benissimo. Mi fa piacere quello che ha detto. Le facciamo arrivare un microfono, aspetta un attimo. Mi fa piacere quest'ultima frase che ha detto, perché nonostante concordi con quello che ha detto fino ad ora, però io ritengo, e purtroppo la scuola non ha fatto niente per questo, la scuola che ho frequentato io, che ha frequentato mia figlia, per esempio, anche, che ha 20 anni, di dare l'idea che la lettura sia un valore in sé. Cioè, se te mi dici o leggi Manzoni o sei un povero scemo, te produci non lettori. Non solo produci non lettori, ma produci persone che non sono in grado nemmeno di leggere le istruzioni di un manuale e che quando ti vedono leggere dicono leggi, lo leggi tutto. Cioè, quindi sì, è vero che in un certo senso siamo andati peggiorando per certi aspetti, però secondo me anche la scuola ci ha messo del suo a non produrre lettori. Cioè io sono convinta che la lettura sia un valore prima di tutto, dopodiché è vero anche che più leggi e più leggi cose lo sai leggere, certo, hai capito, quindi, se non leggi mai niente, nemmeno Fabio Volo non leggerai nemmeno Manzoni, questo è certo. Non sono così convinto, ma credo sì, però è la scuola cosa avrebbe fatto la scuola, secondo me ha prodotto tanti non lettori, sì. Perché ha proposto che si è impegnata a non produrre lettori, sì, secondo me in parte. Ci sono, diciamo, il fronte scuola aprirebbe la discussione, adesso non so chi c'è dopo di noi, quindi non so se abbiamo il tempo di aprirla. C'era una domanda qua.
diciamo che l'altra regola della lingua scritta adesso è la lingua digitale. Sì. Perché la buona scuola dice che siamo passati nell'era dall'alfabetizzazione, siamo passati dalla digitalizzazione. Cioè, dobbiamo tener conto anche di questo. Chiedo scusa prima che appunto si smembri perché sento l'umore. Marcello risponde a quest'ultima domanda. No, non c'è niente a dire, sono esatto, è una constatazione. Allora, per chi volesse il libro di Marcello è lì, Marcello può firmarli se abbiamo un attimo di tempo. Noi abbiamo adesso alle 5 un'altra presentazione, quindi dobbiamo scappare.